Quando l'ascoltatore giudicherà la situazione del racconto, la situazione presentata dal racconto, sta giudicando se stesso. Capite? Uscì un seminatore a seminare. Parte cade qua, parte cade là, parte cade là via. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi, e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Assurdo. Detto questo, esclamò, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Classico della tradizione orale, questa battuta. Voi seminate un chicco di frumento e il contadino saggio vi dice, quando quel chicco di frumento diventa spiga, se in quella spiga trovate 20 grani buoni, è ottimo, se trovate 30 è eccezionale. Qui 100. Esagerato. A chi Gesù può aver detto una parabola del genere? Dove la situazione è la seguente. Tu semini e quando meno te l'aspetti hai un prodotto che va al di là di ogni attesa. Noi sappiamo che Gesù mandava in missione i suoi discepoli. E sappiamo che molte volte questa missione si concludeva in maniera brillante. Gli apostoli tornavano indietro tutti contenti. Ma io vi ho segnato alla linea 80 un episodio, ve lo leggete a casa per conto vostro, dove i discepoli non hanno detto niente, perché hanno fallito. Solo che questo fallimento è emerso perché il papà del ragazzino lo dice apertamente. Dice, guariscimelo, i tuoi sono stati incapaci di farlo. Gesù guarisce il bambino, il ragazzo, e poi i discepoli dicono, ma insomma, come si fa a guarire cose del genere? E Gesù dirà, attraverso la preghiera e il digiuno. Dunque non tutte le missioni degli apostoli andavano a finire bene. E in uno di questi ritorni con le orecchie basse, Gesù dice questa parabola. Voi siete come il seminatore è uscito, ha seminato. Una parte è andata male, l'altra è andata male, l'altra è andata male, però le cose alle volte vanno così bene che chi è protagonista dice no, è impossibile, perché ciò che io ho seminato è molto più modesto del risultato che è stato ottenuto. E quindi dice Gesù, abbiate fiducia. Voi seminate. Quando meno ve l'aspettate, Dio farà scoppiare questa grazia. La parabola, dunque, in questo caso, è una parabola consolatoria. È una parabola dove i discepoli riconoscono il cosiddetto tertium comparationis, cioè l'elemento comune tra la loro vita e il racconto. Loro hanno fallito, sì, ma anche il seminatore ha fallito. Però il seminatore ha avuto anche la possibilità di gioire della sua fatica, perché lì dove ha seminato le cose sono diventate al di là di ogni attesa. Questo può succedere? Sì, allora guarda che può succedere anche nel tuo mestiere di apostolo. La parabola originaria, dunque, aveva una collocazione più o meno come quella che abbiamo cercato noi adesso di ricostruire. Era un insegnamento
alla fiducia nel seminare la parola. E voi da qui tirate giù tutte le conseguenze che vi pare. I genitori seminano l'educazione e sembra che non attecchisca, mentre invece, quando meno se l'aspettano, ricevono un risultato che è al di là delle loro attese. Ma devono seminare. Alle volte sembra di seminare sul caucciù. Invece non è vero, prima o dopo le cose vengono fuori. Noi preti seminiamo, alle volte bene purtroppo e alle volte male. Non seminiamo sempre bene. Detto in confidenza, non sempre noi preti ci prepariamo a fare l'omelia. E voi laici ve ne accorgete. Studiando le prediche di Sant'Agostino, è interessantissimo. Minimo 8 minuti, massimo 13 minuti. Noi abbiamo qui in diocesi confratelli che viaggiano tranquillamente sui 25 minuti, mezz'ora. Una ronfata di quelle splendide. Un sonnifero gratis. Merleau-Ponty, che è un linguista francese, filosofo e linguista, dice che una persona è disposta ad ascoltare quando l'informazione che gli arriva è superiore all'informazione che già conosce. Quindi, se all'interno di una conversazione si dicono 10 cose, 8 sono già conosciute, ma 2 no, beh, si presta un po' di attenzione. Ma se su 10 cose che vengono dette si conoscono già tutte 10, dov'è l'attenzione? Sì? Non guardatemi male. Sto rendendo gloria a Dio, non sto criticando nessuno. Succede. Sono cose che succedono. Non importa, dica. Io sono questa vita, come? Vedete, noi siamo in terreno. Tesoro, lei ha sentito bene. Perché quello che dice lei viene subito dopo. Al versetto 11 del capitolo 6, ottavo di Luca, viene quello che dice lei. Vuole che lo leggiamo? Allora, io prima vi ho detto una cosa che è passata inosservata. A me non interessa niente perché ve la ripeto fino all'infinito. Noi in Oriente abbiamo la parabola, il racconto esemplare e il paragone. Non abbiamo l'allegoria. È greca. La spiegazione di questa parabola a quale genere letterario appartiene? Un passo indietro. Che cos'è l'allegoria? È un racconto dove i singoli elementi del racconto rappresentano delle realtà. Il seme è la parola. Questa è già un'allegoria. Ma in Oriente l'allegoria non c'è. Gesù può averla detta? È difficilissimo. È molto più facile che i discepoli, ascoltando la predicazione di Gesù, abbiano tradotto questa predicazione e abbiano applicato i frutti di questa predicazione in questa allegoria che rispecchia il pensiero di Gesù, ma come fatto letterario è stato inventato da loro. Quindi non si può dire che questo non sia il pensiero di Gesù, è il pensiero di Gesù.
solo che lui nella sua predicazione l'ha espresso chissà in quale modo. I discepoli hanno scelto l'allegoria, che non è tipica della letteratura semitica, per esprimere un pensiero di Cristo. Mi spiego? Per cui dire, per esempio, come alcuni studiosi, che questa allegoria è solo frutto della Chiesa primitiva, non è proprio esatto. È il vestito che è frutto della Chiesa primitiva, ma l'insegnamento no. Vi è chiaro? A rigor di termini, una spiegazione di questo genere Gesù non l'ha mai fatta, con queste parole, con questa impostazione. Una spiegazione di questo genere, con altre parole, con altri generi letterari, Gesù l'ha fatta. I discepoli hanno preso il contenuto e lo hanno rivestito di questa forma che è greca. Vi è chiaro? Se notate anche, permettetemi una piccola osservazione ancora, i discepoli sono anche un po' imbranati. Andate per cortesia al versetto 11 e prestate attenzione. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. Vi è chiaro? Il seme è la parola di Dio. E il versetto 12 smentisce subito. I semi caduto lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata. No, fermati un momento. Tu mi stai confondendo le equivalenze, il che vuol dire che sei incapace di gestire l'allegoria. Non è il tuo forte. Vi è chiaro? Ecco perché siamo sicuri che Gesù ha dato una spiegazione simile. Loro hanno tentato di rivestirlo di una forma letteraria che non era congeniale a loro, non la conoscevano bene, e quindi hanno pastrocchiato un poco. Vi è chiaro? Bene. Perciò altro è la parabola così come è nata a livello del Gesù storico. La sua funzionalità era ben precisa, altro è come Gesù, lungo la sua predicazione, abbia parlato della sua parola. Cosa hanno fatto gli apostoli? Hanno preso la parabola, hanno preso tutte queste riflessioni che Gesù ha fatto sulla sua parola detta agli uomini e l'hanno fatta diventare spiegazione della parabola. Quindi noi ci troviamo di fronte a questo fatto curioso. La parabola è del Gesù storico? Sì. La spiegazione del Gesù storico? Sì. La congiunzione delle due cose è stata operata dai discepoli, i quali dimostrano di non saper gestire i generi letterari greci proprio per questo pastrocchietto che voi notate. Sì, quello purtroppo è un altro problema, non ho voluto toccarlo perché diventa molto lungo, c'è il grosso problema della cosiddetta comunicazione insignificante a causa del destinatario. Vi faccio solo un piccolo esempio e se volete la prossima volta ci torniamo sopra. Quante volte succede tra marito e moglie di discutere? Beh, è normale. E guai se non succede, perché se non litigate, ricordatevelo, uno dei due ha rinunciato alla propria libertà. Se invece si litiga, vuol dire che ognuno ha rispetto di sé e rispetto dell'altro. Ma se non si litiga, vuol dire che uno ha scelto di essere schiavo dell'altro. Non fatelo. Quante volte succede che discutendo uno dice all'altro: ma tu non vuoi proprio capire? Perché chi sta parlando si accorge che l'altro è su una lunghezza d'onda completamente diversa per capire ciò che il mittente sta dicendo. Questo capita, è l'equivoco della comunicazione.
e bisogna avere la pazienza che l'altro si sintonizzi. Allora è meglio tacere e dire, vai, rimandiamo ad un'altra volta la discussione. Poi se l'altro è ispirato da buona volontà, prima o dopo capisce in quale sintonia bisogna porsi. Questo si chiama la comunicazione impedita o impossibile a causa del destinatario. Cioè il destinatario non ha la lunghezza d'onda per recepire le onde che mandiamo noi. Dentro a questo problema noi notiamo come tutta la predicazione profetica abbia individuato questa difficoltà e senza mezzi termini ha chiamato gli ebrei popolo di dura cervice. Noi dovremmo spiegare allora tutti questi fenomeni profetici e poi arrivare a questo versetto. Sarebbe lunga, ma se volete la facciamo. Per quanto riguarda invece la spiegazione del seminatore, questo testo noi lo dobbiamo collocare in tutto quel programma di didache che la Chiesa aveva per coloro che da ebrei diventavano cristiani e dovevano approfondire il loro cristianesimo, o che da pagani diventavano cristiani e dovevano approfondire il loro cristianesimo. La Chiesa aveva due modi di porgere la verità, il kerygma e la didache. Il kerygma è l'annuncio di un uomo che muore e risorge e viene fatto a chi non è cristiano, quindi a ebrei e a pagani. La didache invece è fatta solo per chi è già cristiano e deve approfondire questa sua scelta di fede. Questo brano appartiene alla didache, cioè a quegli insegnamenti che la Chiesa nascente dava a chi era già credente. Tenete presente questo dato, quindi non è rivolta a chi deve diventare cristiano, ma a chi è già cristiano. Il vocabolario che viene adoperato in questa spiegazione è tipico della Chiesa nascente. Se voi prendete gli Atti degli Apostoli, le lettere di Paolo, le lettere cattoliche, le lettere pastorali, guardate il vocabolario, questo è il vocabolario. Non è il vocabolario del Gesù storico. Per questo siamo sicuri che questo brano è stato elaborato dai discepoli su parole del Gesù storico per fare una didache per chi era già credente. Brusare i biblisti. E allora ci diventa facile adesso capire. Io vi ho messo lì in velocità perché il tempo è quello che è. Alla linea 89, quali sono i nemici della parola? Una lezione la dobbiamo fare sul demonio, perché tutti ne parlano e nessuno sa niente. Il primo nemico è il diavolo. Il secondo nemico è il peirasmos, quello che noi chiamiamo tentazione, la prova, la fatica, quel momento dove noi purtroppo rischiamo anche di perdere la fede. Quello è nemico della parola, ed è nemico della parola le preoccupazioni della vita, le ricchezze della vita, i piaceri della vita. Allora non si può bere un buon bicchiere di vino, perché è piacere della vita ed è nemico della parola, ma che? Non si può fare una buona ballata perché è un piacere della vita. Ma chi l'ha detto? Non ragioniamo per automatismi, mai. Mai ragionare per automatismi. Mangiare i funghi fa bene o fa male? Dipende. Perché se i funghi sono velenosi fa male, se i funghi sono buoni. Mi spiego? Una mano è buona o è cattiva? Dipende da come la usi. Perché se la chiudi a pugno e dai un cazzotto, fai male. Se invece la apri e fai una carezza, fai bene. Allora dipende dal modo con cui tu usi le cose. E quindi dipende dal modo con cui tu vivi le preoccupazioni,
dipende dal modo con cui tu vivi la ricchezza, dipende dal modo con cui tu vivi i piaceri. Però questi tre sono elementi da tenere sotto controllo. Cioè, di fronte a questi bisogna curare il modo con cui gestirli. Perché se non curi il modo, possono diventarti nemici a livello di accoglienza e di distruzione della parola che c'è in te. Grazie.